Si avviano ormai alla conclusione, qui a Karlsruhe, i lavori dell'undicesima assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese. È tempo di votazioni, di discussione sui temi che sono stati affrontati in questi giorni, i temi che hanno al centro le tre parole scelte per questa assemblea dal Consiglio Ecumenico delle Chiese: amore, unità, riconciliazione. Su questi tre temi sono stati costruiti una serie di testi che sono stati discussi, in parte approvati dall'Assemblea, per delineare il cammino del Consiglio Ecumenico delle Chiese nei prossimi anni. Oggi però è stato anche il tempo dell'intervento in Assemblea di Justin Welby, arcivescovo di Canterbury, ha portato non semplicemente il saluto della comunione anglicana, che tanto ruolo ha avuto e ha nel cammino ecumenico, ma ha voluto sottolineare ancora una volta come i cristiani in questo tempo, in un tempo nel quale il mondo appare in crisi, un tempo nel quale la speranza sembra soffocata dalla paura, dalle tenebre, i cristiani debbono essere luce del mondo, devono costruire la pace, devono farsi testimoni di una comunità di pace, un termine che ha usato spesso nel suo intervento e che per molti ha richiamato subito l'Ucraina, così presente in questa assemblea, ma per altri ha ricordato anche le tante pagine nere della storia del cristianesimo, le tante pagine nere nei quali i cristiani hanno fatto prevalere il senso della politica, dell'opportunità di quel momento alla forza liberatrice e salvatrice del Vangelo. E sulla forza del Vangelo che deve guidare i cristiani in questo ventunesimo secolo è tornato anche Brian Farrell, sottosegretario del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani. Nella conferenza stampa che ha arricchito la giornata, ha voluto ricordare a tutti come per la Chiesa Cattolica l'ecumenismo è una priorità, ed è la priorità di vivere le diversità che non devono né spaventare né preoccupare, ma che sono doni da leggere in un cammino che Cristo vuole per tutti i cristiani verso la piena e visibile comunione.